Bentrovati a tutti. Oggi parleremo dei tumori del cavo orale e del faringe che negli ultimi anni hanno una differente diffusione nella popolazione. Se una volta era diffuso soprattutto tra le persone anziane legato all'uso di fumo e anche ad alcolici, oggi purtroppo questo tipo di tumore è rintracciabile anche nelle generazioni più giovani. Questo perché il tumore del faringe e del cavo orale è legato all'infezione dal virus del papilloma HPV che per conoscenza generale è invece il virus che caratterizza purtroppo i tumori della cervice uterina. Ne abbiamo parlato con la professoressa Stefania Staibano, che è responsabile dell'unità operativa semplice di istopatologia della regione Testa-Collo del Dipartimento di Diagnostica Funzionale e Radioterapia alla Federico II di Napoli. Ascoltiamo. I tumori di testa collo e in particolar modo quelli di cavo orale, i carcinomi squamosi del cavo orale, venivano ascritti tradizionalmente a due principali fattori di rischio, alcol e fumo di tabacco di qualunque tipo, e riguardavano una popolazione anziana, in genere alla fascia sopra i 60 anni a essere classicamente interessata da questo tumore. Successivamente si è passati a un decremento dei casi correlati ad alcol e fumo, verosimilmente grazie all'efficacia delle campagne di sensibilizzazione, un po' in tutto il mondo occidentale attive e anche in Italia. E nel frattempo invece è aumentata la quota di tumori virus correlata, in particolar modo correlata al virus dell'HPV, cioè del papilloma virus umano, che tradizionalmente nell'immaginario collettivo è associato ai carcinomi della cervice uterina, comunque dell'apparato genitale o anogenitale, diciamo. E un dato invece estremamente rilevante e molto poco conosciuto attualmente, quello che una fetta crescente di questi tumori adesso è correlata all'infezione cronica persistente, che quindi l'organismo non riesce a debellare, da parte di alcuni ceppi di HPV che sono definiti ad alto rischio, che in un arco di tempo variabile, a volte anche molto lungo, danno origine a neoplasie maligne del cavo orale, in particolar modo, anche se possono in realtà causare lo stesso effetto in altri distretti della testa e del collo, e in assoluto prediligono la zona dell'orofaringe, quindi le tonsille, la radice della lingua, quindi sono delle aree particolari e anche di difficile ispezione. Ora, perché ci interessa sottolineare questo aspetto? Prima di tutto perché i tumori HPV correlati dell'orofaringe in particolar modo colpiscono una fascia di età più bassa rispetto a quelli dovuti ai fattori tradizionali e c'è un secondo picco di incidenza che riguarda invece che persone sopra i 60 anni, persone comprese fra i 30 e i 40 anni di età. Diversi centri di anatomia patologica e nel centro di anatomia patologica della Federico II, dell'azienda universitaria Federico II in particolare, è disponibile una serie di presidi diagnostici che ci consente una diagnosi eziologica precisa. La diagnosi precisa attualmente può essere raggiunta direttamente sul tessuto che viene prelevato al paziente dal chirurgo o con biopsia o in corso di intervento ed è un tessuto che viene esaminato in anatomia patologica nella maniera routinaria, non prevede trattamenti particolari dedicati al virus, prevede però l'attuazione di una serie di metodiche che devono essere utilizzate da personale esperto. Proprio l'ascesa di questo tipo di patologia neoplastica HPV correlata in sede orofaringea ha fatto sì che da più parti, a iniziare dagli Stati Uniti, si sia spinto molto per introdurre la vaccinazione anche fra i ragazzi, fra i giovani di sesso maschile e in Italia sono diverse già le regioni che cominciano ad aderire a questa proposta. E anche per oggi è proprio tutto, con la speranza naturalmente di avervi interessato, vi aspettiamo giovedì prossimo per un altro appuntamento con 21 Salute. Arrivederci.